Pete! Guarda qui! Stai bene? Forza. Vediamo cos'altro può fare questo coso. Che stai facendo? Scienza, amico. Sto facendo scienza. E così sei Spider-Man. L'hai detto a MJ, ma non al tuo amico. Non volevo metterti in pericolo. Io volevo solo... Certo. Sì, capisco. E il ragazzo a cui insegni... è lui l'altro? Sono successe tante cose mentre eri in quella vasca. Fidati. Lo so. Oh. Calmo e tranquillo. Ops! Già! Preparo un po' di caffè. Si prospetta una lunga notte. Diamine! Che cos'è successo qui? Stavamo solo facendo esperimenti. Dov'è il dottor Connors? Magari è il suo giorno libero? No. Lui non ha giorni liberi. Io devo andare. Sì, sì, ti chiamo dopo. Mi serve un minuto. Harry ha i superpoteri. È successo tutto così in fretta. Io... aspetta, cos'è? Ehi, ricevo un segnale strano da uno Spider-Bot. Ah, anche tu. Genki, stai testando qualcosa? Stavo giusto per chiamarvi, ragazzi. Ne sono apparsi diversi sulla rete di Punto in Bianco. Usano degli strani protocolli wireless. Controllo, vi tengo aggiornati. Pungente. Ora carico i dati sul server. D'accordo, terrò gli occhi aperti. Mandami i dati quando li trovi. Proverò a identificare chi li ha creati. Ehi, notte in bianco? Ehi, MJ! Io e Harry siamo rimasti svegli per lavorare sulla tuta e abbiamo esagerato con la pizza. È stato forte! Proprio come ai vecchi tempi. Ma dimmi, qual è il ragno radioattivo di Harry? Non avevo mai visto niente del genere! È un esoscheletro che cancella ogni traccia della sua malattia! Questa volta il dottor Connors si è superato! È incredibile. Bel tempismo, visto quello che è successo al parco. Abbiamo indizi per rintracciare Tombstone? Non ancora, ma mi faccio sentire appena scopro qualcosa. Ah, sei la migliore! Sì, lo so. Ok, e adesso? Avete mai sentito di un criminale che dopo essere stato in prigione è diventato una persona onesta? Nemmeno io! Ma è la storia che Quentin Beck vuole farci bere. Ma
Al culmine di una brillante carriera criminale, non possiamo dimenticare la volta che ha messo in ridicolo Spider-Man facendogli inseguire un immaginario scuolabus volante mentre lui se la svignava con un bottino di diamanti. Ma poi è finito dietro le sbarre, come meritava! Ora che è uscito dal carcere, vuole che la società lo accetti come soggetto riabilitato. Vi svelo un segreto: le persone non cambiano! Prossima infrazione del codice scatta il ritiro della patente. Ehi, Rani, ho qualcosa per voi. Questa è la posizione. Felicia! Ehi, Felicia! Ho sentito parlare della fonderia Steel a Williamsburg su una radio che ho rubato ai cacciatori. Tombstone è lì e potrebbe avere bisogno di voi. Grazie. Per fortuna stai bene. Sei arrivata a Parigi in tempo? Sì, certo. Ma mi sentivo in debito con lui. Anche se l'altro Spider-Man non si è neanche degnato di venire. Sì, a proposito... Risparmiati le spiegazioni. È tutto ok. Il tuo amico è un grande, comunque. È così. Grazie per la dritta. Dubito che sarei riuscito a trovare Tombstone in tempo senza di te. Sì, grazie. Cerca di essere prudente. Quei pazzi vestiti da cani non mi coglieranno più di sorpresa. Ciao, ciao, Ragni. Miles, faccio io. Rischi di bucare la scadenza del saggio. Ma se... Se ci sarà lì, penserò io a lui. Spider-Man può aspettare. Miles no. Ok, ma... teniamoci in contatto. Spero che la dritta di Felicia sia vera. Devo trovare Tombstone prima che Kraven lo cancelli dalla lista.